Ciao a tutti amici di Player Inside, oggi voglio inaugurare l'esplorazione dei vari sistemi che ho scoperto io e dei rispettivi pianeti, partendo dal sistema Daggerfall, un sistema di classe F6P con 3 pianeti e 2 lune. Il primo pianeta che esploriamo oggi è Slakon. Slakon è un pianeta molto grande, nei cui cieli possiamo vedere Metgos, una sua luna che poi esploreremo dopo. Slakon è un pianeta per lo più roccioso con un bioma essiccato, in sostanza c'è pochissima acqua. Nonostante questo ci sono tantissimi animali. Ci sono 0 gradi, quindi abbastanza sopportabili per la exotuta. Gli animali sono abbastanza tranquilli, come il Betumel. La vegetazione è abbastanza scarsa ma concentrata in grossi vegetali, come la Rehabdalera. Tra le grandi quantità di plutonio si trovano anche piccoli giacimenti di oro, oro che è abbastanza abbondante in tutto il sistema come vedremo dopo. La cosa che mi piace di più di Slakon è la luce fucsia del fiore Ebuteum. Metgos è la luna di Slakon, ma è anche il pianeta più bello che ho incontrato finora nella mia partita di No Man's Sky. Ha una temperatura molto tranquilla, molto sopportabile, di circa 11 gradi, anche se a volte si scatenano delle tempeste di freddo abbastanza sopportabili utilizzando una protezione per il freddo. Ovviamente dai cieli di Metgos si può vedere enorme Slakon ed è bellissimo. La fauna è abbastanza aggressiva e numerosa, anche se ovviamente ci sono gli animali erbivori. C'è moltissimo oro su Metgos, ma anche alluminio e crisonite, che però è un silicato. La vegetazione è molto fitta, rossa cangiante, addirittura a volte sembra fucsia e anche stranamente sferica. Char Blue è un pianeta enorme, brullo, con un clima piacevole di circa 30 gradi. C'è moltissima vegetazione, ma pochissima acqua. La vegetazione è caratterizzata da sparsi prati rossi e molte piante simili a cactus, come la finnia e la resetre. Gli animali sono per lo più erbivori e pacifici, per fortuna. L'oro è abbondante in tutto il sistema, come ho detto, e quindi lo stesso vale per Char Blue. La cosa che adoro di questo pianeta è lo scontro di colori tra il grigio della roccia, il giallo, il rosso e il verde, dei vari minerali e delle varie piante. Char Blue ha anche una luna, Varmalus, ricchissima d'acqua, molto calda, ci sono circa 60 gradi e quindi è necessaria la rete di refrigerazione per poter esplorare tranquillamente. Ci sono molti fumi in aria, probabilmente per lo scontro tra il caldo e l'acqua presente. Il terreno è abbastanza brullo, però spiccano giacimenti di oro ed iridio. Una caratteristica particolare è la presenza di rocce a forma di mano chiusa, la fistofite, che dominano il paesaggio roccioso. L'ultimo pianeta del sistema Daggerfall, l'unico senza satelliti, è Teyar. È un pianeta dall'atmosfera molto rarefatta e per questa ragione è conveniente dotarsi di un sistema di supporto vitale aggiuntivo. È un pianeta molto spoglio, sia dal punto di vista della flora e della fauna, ma ricco di minerali, soprattutto plutonio e alluminio. La temperatura è abbastanza buona, di circa 12 gradi. I molti fumi nell'aria rendono quasi difficile vedere bene in orizzonte. Spero che l'esplorazione del sistema Daggerfall vi sia piaciuta, la prossima volta posso portarvi su un altro sistema. Questa è la prima puntata del Planetario, fatemi sapere se vi è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima.